Buongiorno. Contrapposizione destra-sinistra, piuttosto che conservatori progressisti, si parla sempre, si procede in dicotomie per quanto riguarda la pubblicizzazione della realtà e l'accettazione della realtà da parte delle persone. La gente pensa in binario e se sì, dato che pensa in un, riducendo di molto la realtà a una mera contrapposizione tra opposti, è possibile che la democrazia sia contenga in qualche modo una via di uscita da questa situazione, oppure bisogna ripensarla, bisogna rivedere attraverso altri sistemi? Sì, parto dal primo aspetto, destra-sinistra. Secondo me sono due categorie storicamente valide nel loro tempo, ma oggi non più valide per tutta una serie di argomenti che ho sviluppato altrove e che ci impongono di riflettere sul fatto che oggi occorre abbandonare questa dicotomia. Perché se, come oggi capita, destra e sinistra dicono in maniere diverse la stessa cosa, e cioè il mondo totalmente mercificato, il mercato sovrano, la subalternità geopolitica rispetto agli Stati Uniti e così via, occorre abbandonare la dicotomia. Le dicotomie hanno senso quando ci sono due posizioni opposte, diverse almeno. Quando in realtà le due posizioni dicono la stessa cosa, la dicotomia non ha più ragione d'essere. Per questo oggi occorre abbandonare il suo destino. La realtà è sempre intessuta di conflitti e di contraddizioni, quindi è naturale che ci siano delle contrapposizioni, che occorra prendere posizione rispetto ad esse. Io direi nell'essenziale, con tutte le avvertenze e la prudenza del caso, che in questo nuovo scorcio di millennio l'unica dicotomia valida, a cui se ne possono affiancare altre, ma credo tutte interne in fondo a quest'unica dicotomia, è quella fra chi accetta l'odierno fanatismo dell'economia, che si può anche chiamare monoteismo del mercato, capitalismo, integralismo economico, dittatura dell'economia, chiamiamolo come vogliamo, ma il concetto penso sia chiaro, tra chi accetta tutta questa insensatezza divenuta l'unico senso del mondo e chi invece lotta contro di esso. Questa è l'unica dicotomia valida oggi. Citando il frammento dell'antico Eraclito, io dico: più che un incendio bisogna spegnere la dismisura. Ora, questa dismisura è esattamente l'incendio capitalistico che sta devastando il pianeta. Occorre darsi da fare abbandonando le vecchie dicotomie destra-sinistra, atei, credenti, stranieri, autoctoni. Bisogna darsi da fare, agire coralmente per spegnere questo incendio. Chi è con noi è dalla nostra parte, combatte in nome della stessa idea di superamento della contraddizione capitalistica. Questa è, direi, l'unica dicotomia oggi decisiva. Che poi il mondo si divida sempre secondo dicotomie, questo è evidente. Già Lenin diceva in fondo che alla fine sono solo due le dicotomie nel mondo novecentesco, e diremmo noi anche oggi in fondo: quella fra chi è per l'umanità e quella di chi è invece contro l'umanità e con il capitalismo. Questo secondo me è ancora essenzialmente valido, quindi destra, sinistra, fascisti, antifascisti, non ci aiuta a chiarire nulla questa divisione dell'immaginario, anzi è funzionale al potere capitalistico, per cui occorre fare un vero e proprio riorientamento gestaltico delle nostre categorie e muoversi con nuove mappe sul territorio nel frattempo cambiato, perché se continuiamo a muoverci con le vecchie mappe sul territorio che nel frattempo è cambiato, siamo destinati a non comprendere nulla e a perdere in partenza una guerra, che è la guerra che il capitale sta assolutamente vincendo oggi, e la sta vincendo anche per il fatto che per la prima volta nella storia umana stiamo combattendo con le carte che ci ha dato il nemico stesso. Bisogna liquidare queste carte e aprire un nuovo scenario. Per questo, appunto, come dicevo, terrei valida come unica dicotomia provvisoriamente oggi quella fra chi accetta il capitalismo e chi è disposto a combatterlo. Io la mia scelta l'ho fatta e gli altri a fare la loro. Oggi sembra necessario, secondo il filosofo Diego Fusaro, superare la sepolta dicotomia tra destra e sinistra, una dicotomia che non rappresenta più le dinamiche dell'esistente, ma che si vivifica soltanto nell'astrazione dei salotti televisivi. È quindi necessario creare una nuova contrapposizione che rispecchi l'esistente
E questa contrapposizione è forse quella che Marine Le Pen, meglio di tutti, è riuscita a mettere in evidenza e che oppone da un lato i mondialisti e dall'altro gli antimondialisti, quindi da un lato chi foraggia la globalizzazione e chi invece difende la sovranità nazionale.